Kirkwood Raymond, vediamo cosa ci riserverà questa partita. Qua c'è Neffo Pazzo, sarebbe in Azuma Meme, vabbè, andiamo. Ma dal Kirkwood Stadium, Kirkwood Raymond, si parte. Questa è una giornata? Sì. Ah, quindi sentivo già a metà del campionato? Se ne Megan, vede Kevin, attenzione Kevin, vede Megan! Willy Glass ha segnato! Willy Glass ha segnato! Ed è tutto vero! Non sto scherzando! È il calcio Pepe! È incredibile! Primo gol! Ovviamente anche l'ultimo. Cioè, ha segnato Willy Glass, sul serio? Eh sì. Cross in mezzo, Kazemaro di testa, Megawa, Tomo Mukata cerca spazio, vede Masaru! Non passa però, cioè, calibrata male la palla. Mogi, vede Tsutomu, Masaru, cerca Tomo. Vede Tsutomu, attenzione, cerca di giocare stretto, la Kirkwood ma guadagna un calcio di punizione importantissimo. Qui devo ancora vedere in campo, devo ancora vedere Axel, non ho ancora fatto niente. Vediamo. Eh sì, Willy è intervenuto malissimo su Tomo. E ora Tsutomu può provare il colpo da punizione. Lo segna. La prova non va. Deviazione, parata di Mark. Natanino. Nathan cerca Axel. Attenzione, lancio per Kevin! Dragonfly! La chiude qui la Raymond ormai. Assist di Axel Blaze. Gol di Kevin Dragonfly che fa il suo primo gol in campionato. Beh, segna Willy, segna Kevin, perché non deve segnare anche Bash? Perché tutto è brutto. Cerca almeno il gol della bandiera qui la Kirkwood con Masaru Mukata. Mamorino per Nishigaki. Cross in mezzo, arriva Domon. E quindi la partita si può dire che è finita qui. La Raymond vince per 2-0. Ecco qua. E andiamo alla seconda partita di oggi. Seisho contro Royal, partita bella sentita. Andiamo subito nel dentro della partita. Dal Seisho Gakuen Stadium, Seisho Gakuen contro Royal Academy. Chi vede Izaki che supera uno, potrebbe provarci. Genda è entrato in Azuma Pro. Ciao belli. Se non era Royal con G1, la parata Sakiyama porta in vantaggio la Royal. Oh, la Royal è una bella squadra. Sì, questo sì. Però erroraccio della difesa che non ha coperto bene sulla ribattuta. Infatti vediamo qua, cross in mezzo a Emmy, vede G1, la parata di Asano, ma sulla ribattuta è bravo Sakiyama, ma lentezza magistrale direi della difesa della Seisho, che non si è accorta del ragazzo esterno. Saotome cerca Yagiara, vede Futago Tamagawa che si è inserito. Attenzione Fuyuki per Aizaki, perché non ha tirato Fuyuki, attenzione, gol! Orio Fuyuki! Finalmente ha capito, okay, che deve tirare. 1-1. Anche perché ci importa King. Cioè, se non hai più in King, tira. Segni. Azione buona della Seisho. Poteva essere giostrata meglio, giustamente, però il risultato è sempre un gol. Quindi 1-1, pareggio della Seisho. Cerca di entrare in area. Arriva Gus Martin che lo allarga. Possesso sempre della Seisho. Attenzione Sasotska. In mezzo Izaki. Rimontone. Mamma mia. E si mette pure a reppare Izaki, perché giustamente che deve fare lui. Grandissimo contropiede della Seisho. Sasotska si inserisce benissimo.
e vede Izaki in mezzo che fa un bel tap-in. Sentiamo, vede Dumen che riesce a trovare spazio. Gus Martin cerca G1 di testa! Asano! Passaggio sbagliato della Sesh, attenzione, G1, Dumen. Vede di nuovo G1. G1! Pareggio della Royal, ma che partita! Ma che partita! Che partita! Daniel Hatch rimette in parità la situazione. Giostra la Seisho. La Chiara vede Saotome. Anche con una deviazione grossa in mezzo per Orio! Fuyuki! 3-2! 3-2! 3-2! E ormai questa partita sta diventando un assedio di gol da tutte e due le parti. La Seisho si riporta in vantaggio. Fukami. Enmi ancora. Fudo. Narukami. Cerca proprio G1, non lo trova. Mamma mia, che assist bello preso male. La Seisho cerca di giostrarla in questi ultimi minuti. E finisce qui. La Seisho si porta a casa la vittoria soffrendo. 3-2. Andiamo alla terza partita. Come andrà questa partita è una completa incognita, però la Ogre sta andando bene, la Lagoon non male, magari sarà una bella partita, lo spero. Andiamo dal Ragnarok Stadium, non ho ancora cambiato il nome dello stadio. Lagoon Ogre. Attenzione, lancio per Giris, 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 Giris. Bubo. Sono lancio per Giris. In mezzo, Gebo, in calcio d'angolo. Gunter, ecco, lancio verso Gunter, cross in mezzo, non va Mistrene. Icca cerca Guinness, Icca, vedete uno spazio, attenzione, cross in mezzo proprio per Mistrene, la palla passa, non va però. Però c'è Esca, che mantiene palla, attenzione c'è Icca in mezzo. E ancora Icca! Fuori! Finalmente si è svegliata un po' sta partita, troppo tardi però. Giris cerca Pig. Arriva prima da Icco, attenzione, potrebbe sfruttare appieno questa azione la Ogre. Gunter. Torna di nuovo verso da Icco, cross in mezzo per Badap, la palla si impenna! Mistrene! Osu! E ormai si può finire qui questa partita 0-0 tra Lagoon e Ogre. Sono svegliati troppo tardi. Andiamo alla quarta partita. L'Occult per rifarsi, la Dragon Link per raggiungere la vetta. Si parte con la quarta partita. Dall'Occult Park, Occult contro Dragon Link. Probabilmente un cimitero italiano. Esatto. Bravo. Mitre. Shomito cerca Eiji. Kamiyama, attenzione, lancio per Shomito. Shingo Godai! Mask! Shikabane cerca Kinoi. Lancio per Tsukimura. Gomaki rischia l'autogol. Calcio d'angolo per la Occult. Shomito cerca Eiji. Numero sbagliato, però. Sanzu è dietro. Cioè, non proprio Sanzu, però vabbè, non mi so scordare il nome. Kamiyama! Al volo. No! Yukoku cerca un cross in mezzo. Occult in vantaggio. Occult in vantaggio. Oh miseria santissima di Dio, che sono curato. Lupone. Ma segna il gol dell'1-0. Ma della Occult. Ma sbaglio questa esultanza è da Gosso? No. Perché Cavani l'ha fatto. Se distruggi la bandierina è giallo. Se invece la stacchi e poi la riattacchi, non è giallo. Perché rompendola fai un danno. Staccandola no, perché si può rimettere. Un attimo, che momento ha fatto l'assist? Cioè, correvo, poi ho fatto wish. Cerca Reagan. Pochi secondi fa ho detto io che era scontata. Attenzione, Talisman. Talisman cerca di nuovo Burado. Burado! 2-0! 2 2 in pochissimo tempo. Doppietta! Cioè, in due minuti!
segnano i giocatori più insperati. Ma forse se Bane si sbloccasse non mi dispiacerebbe mica. Perché segna Willy, segna Kevin, segna sto qua. Non no, è nemmeno autogol perché la palla era diretta verso la porta. Ah. Comunque Talisman, che partita Talisman, con che movimenti fluidi come l'acqua. Già. Ecco, mi sembra più di cervello. Se n'è Burato, potrebbe cercare la tripletta. Burato, no. Burato, no. Burato Yamato. Tatsuyaka la butta in mezzo per Ciccio Pasticcio. Che... Talisman alto. O forse toccata. Che oddio, mi vedo la contro. E quindi la 0 rimane in vetta a due punti sopra, ma il campionato siamo a metà, quindi andiamo alla quinta partita. Mare lunare contro Raymond Go, vedremo come andrà. Sono un po' alla pari. Ma anche se si intenma, per me è bello se si intenma. Dal Gassankunimitsu Stadium, Mare lunare contro Raymond Go, si parte. Si parte, gente. Gente, anzi, come scritto male. Ho avuto impressione. Cross in mezzo per Tsurugi, Kaneira, la palla passa, attenzione, Kageyama! Ikaru! Kageyama! Proprio lui! Raymond Go in vantaggio! E nessuno in quella squadraccia! Oh no, Victor ha toccato. Leva quelle cazzo di mani sporche! No, rimpalli incredibile, poi Ikaru bravissimo, proprio con la fame di gol. Quella che Victor non ha mai avuto in vita sua. Che grande. Ti immagini, guarda, che l'ha deviata Tsurugi e quindi gli danno assist almeno a lui? No, non è assist perché anche l'ha toccato un giocatore della Marina. Tranquillo, sono inutile in sessione, tranquillo. Come nella sua inutile vita. È un po' col metri in difesa. Mantiene palla, Nishiki cerca Tsurugi che entra in area, attenzione Tsurugi, no. Ovviamente non riesce a tirare, no. Ovviamente. Io comunque dico sempre, mettete da mia parte, che Victor non punto mai, perché sono un veggente. Oppure dico solo cose sensate perché Victor è scarso, poverino. Non è che è colpa sua, cioè, è colpa sua. Cimongi Shizuka, lancio per Kai, tiro fuori, guardalo, doveva solo inserirsi, torna indietro. Quella che Victor non ha mai avuto in vita sua. Ma vaffanculo. Che cazzo di gol che ha fatto, però? Ma che gol ha fatto sto coglione? Tutta la partita a giocare di merda, poi un inserimento giusto mi fa sto gol. Ma che cazzo è? Ma Victor, vedi che sei colpa, vedi che sei uno stronzo. Ma vedi che mi fai più schifo. Mo di me, mo fai poverino Bjorn che mi metto in scena in cui dice che cazzo di gol ha fatto. Lui si prende i meriti di sta roba. Cioè deve prendersi pure un più 4 per sto gol, porca puttana. Ma no. No, basta. Devo essere fair, purtroppo. Quindi è più 4 questo. È più 4. All'ultimo minuto l'ha fatto. Vediamo come andrà questa partita. Spero di non fare altri edit, per favore, dai. Per favore. Ma io spero. Ma vabbè, dai, segna aiuto. Dalla Rakumo Stadium, penso di averlo chiamato così, sì. Istituto Galattico contro Accademia Alia. Sesta partita. Vabbè, allora io ti do una piccola incoraggiamento. Mindorica non segna perché è scarso, purtroppo. E vabbè, un po' come Victor, se un pochino meglio anche. In mezzo Nebuchi, Makisato cerca Kida. E vabbè, subito di Kida. E vabbè, lui non... vabbè, sei bravo tu, complimenti, sei un forte. E vabbè, che gli puoi dire? Giove forte. È un forte, complimenti, bravo. Chi da numero su Homba. Cross in mezzo a Memiglia, Nero. La palla, ancora numero di taglio su Midorikawa, mamma mia.
Attenzione, lancio per Nebuchi. Nebuchi, Nebuchi, Nebuchi! Umitomo! Nebuchi! 2-0! Dimenti, sei forte tu. Gli altri fanno tutti un di schifo. Tu sei il più forte, il più bravo, il più bello. No, il più secondo bello non proprio. Che è veramente brutto nel gioco. Però... bello, intelligente, affascinante, simpatico. Talentuoso, voglia perfetta, elegante, sicuro di sé, modesto. Chissà, proprio per Nebuchi di testa, alto. Però, anzi, calcio d'angolo ancora. Lancio per taglio, attenzione. Il Siro Galattico sta dominando questa partita. Iri cerca Kida. Nebuchi, Nagumo. Finisce qui 2-0 per il Siluro Galattico. Andiamo alla settima partita. Alpango contro Inakuni. Una novità, però si parte. C'è qualche mimino si deve fare con questa squadra qua? Sì, dall'Alpine Stadium e Alpango contro Inakuni. Si parte. Ragazzi, non c'è nessuna highlight nel primo tempo perché, indovinate un po'? Non c'è stato un cazzo. Ecco, a posto. Scusa, scusate se magari perdiamo, non ci sono azioni, però non è colpa nostra, è colpa del computer che non fa attaccare bene le squadre, quindi chiedo scusa. Che non segnano. Un attimo che sono parlato. Azione con Zomaru. Gojin, finalmente un'azione? No. Kozumaru, sì. Tiro. Attenzione, no. C'è stata un'azione, dai, ce l'abbiamo fatta. Bravi. Giocare. Contro chi? Aspetta, ma vedo un attimo. Baia di pirati. Cazzo. Attenzione, Kozumaru! Finalmente la partita si sblocca. 1-0 in Akuni. Seki. Attenzione. Hyuga. Hidaka cerca il pareggio qui, l'Alpine di Go. Fallo di Iori, non fischiato per il vantaggio. Kimura si gira, non riesce a tirare. Inamori, di nuovo per Micinari. Lancio in avanti. Potrebbe metterla in mezzo Micinari. Aspetta supporto. Invece serve qualcuno in mezzo, ma arriva Ito con la gamba. Deve cercare l'ultima azione, l'Alpine non ce la fa. Bene. Finisce qui questa partita con solo due azioni, di cui una gol. Andiamo all'ottava partita. Derby tra i miei personaggi preferiti. Non è giusto, però va bene. Derby di Pjorn. Non va bene, non va bene. E io cosa devo dire invece? Dalla Kaio Arena, Baia dei Pirati contro Tetsuki no Miya. Io ho paura, non voglio che si... Per favore, finite 1-1. Mi va benissimo. Ma chi devo fare? I Saribi. Cross in mezzo, la palla è lì. Kosaka la mette via. Matatagi. Attenzione, Rensuke Yoshimine. Vantaggio di Yoshimine della Baia dei Pirati. Perfetto, ha fatto assist Rensuke. Ma è bastato il gol di Freud. Ti odio, sappiate, ti odio. Con tutto il mio cuore. Super, che cazzo, non mi arriva niente. Uffa, ecco, sono. Arrivata una palla. Vaffaculo, Wanda. Tornate, Cosmo, stronzo. Zidane, Brodit. Kusaka cerca di nuovo Tsunori, grosso in mezzo. Fuggita di testa. Froi a porta vuota. Non va. Froi. Anasaki. Corre. Vede Tsunori. Kusaka. La passa per. Kusaka. Cross in mezzo per Auto. Fuori. Per Auto. Di testa per Okuno. Auto. Attenzione, potrebbe provarci l'automobile. Qui. Osaka la sbaglia, niente, di nuovo. Niente. Non riesce proprio a segnare sto poraccio. Deve segnare contro la Seisho. È detto. Quanto è uscita, mamma mia. Fugò. Tanizaki, lancio lungo verso Tanizaki, cross in mezzo, non va. Okano, Okuno, nuovo per Tanizaki. Riesce a superare Nagisawa, cerca di nuovo Nosaka, niente. Però l'arbitro non fischia ancora. Lautaro è ancora in attacco, Nosaka in mezzo, non va. No, Froi. E finisce qui la Baia dei Pirati, no. Batte Lautaro Tsuginomiya. Squadre del quinto settore,
Vedremo come andrà. Chi sarà il migliore del quinto settore? L'altra, perché la Zero è fortissima, bellissima e pochissima. Dal Sedo Zan Park, Monte Olimpo contro Team Zero. Si parte. Lo stadio come minchia. Shu, Yuki. Attenzione Onizuka. Va verso il fondo. Cross in mezzo, rovesciata di Akuryu. Niente, ormai vogliono imitare Shingo Godai, sti copioni. Che tu vuoi fare del male al mio piccolo Seido? Akuryu. Ce l'ha il tiro. Lo prova, deviazione Masaki. Ma che schifo di punizione. Lo so, però se come... Vabbè, comunque, anche se finiamo 0-0, comunque... Kiya e Ishima. Seido Dan nel Giorginio di Nazuma. Attenzione, Shu! Masaki! No! Masaki! Onizuka. Ora comandata. Attenzione Kai, vede Shu. Ci prova in rovesciata. La palla esce di poco fuori. Attenzione Amase. Amase. No. Vantaggio della Monte Olimpo. Vantaggio della Monte Olimpo. Ma vaffanculo. Ma vaffanculo. Erroraccio della difesa. Niente di bonus per Seido. Vabbè, c'è sempre il free bonus per Seido, tranquillo. Ma comunque difesa colta in flagrante su questo lancio lungo. Sì, ma dai. E cioè, ma non è riuscito a recuperare. E vabbè, ha fatto prima un bel intervento comunque. Quindi vantaggio della Seido Zan della Monte Olimpo sulla zero. Akuryu di testa, non va, la palla è lì. Masaki vince la Monte Olimpo per 1-0. Andiamo all'ultima partita. Yushiga tegomi a sbloccarsi. Yushiga la Zero non fa schifo come al solito. Abbiamo un nuovo telecronista. Dal Tengawara Park, Via Lattea contro Zeus. Ultima partita di oggi, finalmente. Attenzione, lancio per Afuro! Eccolo qui! Afuro Terumi! Afuro Terumi finalmente sblocca la gara! Finalmente sblocca! La sottofondo partita. Proprio lui ha detto basta, non possiamo più partire senza gol, solo un gol fatto in questo campionato, ha detto almeno fatemi fare qualcosa. Ed è servito. Una cosa. Mi sa che se non sbaglio la divisa di trasferta della Zeus è nera. Vabbè. Boh. Le tettone. Quello sulla maglia di Saitama, dai. Attenzione, Afuro, Afuro, Afuro! Doppietta di Afuro, ma che... Si tringhe gatto. Attenzione. Si tringhe gatto. Ha detto, no, raga, io devo fare quello che cazzo mi pare, voglio segnare. Basta. Mi sono rotto il cazzo. Assist di Demeter. Che ho anche Demeter. 2-0 per la Zeus. Sarebbe bellissimo. Attenzione Ichiban Kita, sbaglia tutto. Ultimo, mi hai avuto un pensiero in questo momento. Ma se a te mi serve una maschera. Come c'era bere il Demeter degli dei? Attenzione Ares, sbaglia tutto. Ichiban Kita in posizione regolare. Ichiban Kita. Jimmy Kirk riaccorcia le distanze. Attenzione, io non stavo guardando purtroppo perché stavo ad aggiornare la classifica dei marcatori e degli assist e non ho visto stazione. Benissimo. È andato molto vicino. Bella. Bella parata di Poseidon. Bene. Bravo, così si fa. Attenzione, di nuovo Afuro. Palo. 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 No, non va bene, non va. All'ultimo minuto. Però vabbè, ha segnato Hikaru Kageyama, quindi sto a posto. Attenzione Demeter, alto! Finisce qua il primo tempo. Anche la Gunori è una partita molto... Attenzione, cross in mezzo noiosa. Demeter di testa, Minami. 10 minuti al termine. Mando, Via Lattea cerca il pareggio, lancio per Ando che... Stoppa! Il pareggio! Il pareggio del Via Lattea! Proprio lui! Ando! La Zeus non riesce a vincere.
non riesce a vincere. Non riesce a vincere. Erume, Vedera. Entra in area Demeter, numero. La palla è ancora lì, doveva metterla in mezzo. Doveva metterla in mezzo. Ma boh, non lo so, guarda. Perché Demeter non riesce. Ho capito, bisogna far segnare ad Aforo per questa partita. Solo che se ne sono accorti troppo tardi per questa partita. Finisce qui 2-2. Il Vialatte riesce a pareggiare negli ultimi 10 minuti. Guarda, ora che ci penso, i greci credevano in un dio delle stelle. No. Comunque, no. Ragazzi, andiamo alle classifiche. Ora mostreremo le classifiche. Ciao ragazzi, grazie per averci seguito.